Presidente del Sersale con noi, ben ritrovato Presidente. Ben ritrovati, buonasera. Buonasera, oggi una gara fondamentale se si vuole centrare questo obiettivo dei playoff, così giocarsi questa coda di stagione. Vincere sull'Acri non è stato semplice, vi siete imposti 3-1, però un Acri combattivo oggi. Sì, era l'ultima nostra occasione, perché se non si vinceva oggi eravamo sicuramente fuori dai giochi. Abbiamo avuto un approccio buonissimo, devastante, perché abbiamo fatto gol, un altro gol annullato, abbiamo sbagliato un rigore e altre occasioni. Poi dopo l'Acri è uscito fuori, perché abbiamo giocato contro una signora squadra. Super gol di Curcio, ha chiuso 2-1 il primo tempo. Sì. Il secondo tempo abbiamo chiuso la partita quasi subito col 3-1, quindi per noi è diventato più facile. Sì, e ultima occasione anche perché avete un'altra gara da giocare, da recuperare, ne avete tre, mentre le altre giocheranno due. Sì, un'altra gara ma con un avversario comunque tosto. Sì. Fortissimo, se riuscirebbe a vincere sicuramente andiamo due punti sopra la Scalea e Acri stesso. Sì. Però è molto difficile, speriamo bene. Sì, parliamo dell'Ogri che è in un momento in cui comunque è impegnato su più fronti, però è chiaro che non dimostra segni di cedimento, è chiaro. No, assolutamente, una squadra che ha dominato il campionato e sta continuando a fare risultati. Voi avete questa occasione per augurargli di passare il turno mercoledì in Coppa. Sarebbe un obiettivo prestigioso per tutta la Calabria. Calabria, sì, è chiaro. Sicuramente. Sersale Locri, però dopo avrete anche questa sfida in casa del Gallico Catona che deve salvarsi e chiuderete con il Soriano, dove penso che un po' i giochi saranno fatti, sicuramente per il Soriano sono già fatti, per voi vedremo come si arriva. Ancora è tutto da decidere, sia play out che play off, saranno molto interessanti queste ultime due giornate. Ecco, voi fisicamente, mentalmente, come vede la squadra, Presidente? No, dopo abbiamo avuto un calo, però eravamo molto rimaneggiati quando abbiamo perso in casa con il Cotronei. Quella è stata una mazzata, dopo aver dominato però il primo tempo, loro con due tiri in porta hanno vinto la partita, ci può stare. Però già domenica scorsa a Monasterace abbiamo fatto bene, abbiamo pareggiato 2-2 e abbiamo avuto anche le occasioni per poter far nostra l'intera posta. Quindi la squadra la vedo bene, anche oggi lo ha dimostrato, te l'ho detto. Mi è piaciuto molto l'approccio proprio alla partita, i primi 20 minuti siamo stati devastanti. Insomma, quindi una squadra che c'è nonostante si sia a fine stagione, ecco, quindi è riuscito il mister e un po' la società a tenere il gruppo ben saldo da tutti i punti di vista. Va bene, Presidente, grazie per l'intervento, ci salutiamo, grazie, con gli auguri di buona Pasqua. Auguri, buona Pasqua a voi e a tutti quanti e alle vostre famiglie.